Adesso segue la preghiera di guarigione dell'anima e del corpo. Signore, sei tanto grande. Soltanto nel tuo amore la mia vita ha senso. Soltanto nel tuo amore. Soltanto con il tuo amore possiamo riconoscerti, lodarti, ringraziarti. Con la tua grazia apri la porta del mio cuore. Da ispuni moje srce. Che il tuo amore riempia il mio cuore e mi fa capace amare così come hai amato tu. Nel Vangelo d'oggi leggiamo che tu lasci il tuo amore ai tuoi discepoli e ordini loro di amare gli uni gli altri come tu li hai amati. Signore, riempimi con il tuo amore. Con il tuo amore perdona ogni peccato della mia vita. Signore, sono qui davanti a te. Desidero appartenere completamente a te, lodarti, seguirti, testimoniarti. Signore, tu ti sei umiliato entrando nel corpo umano. Il tuo amore non si ferma lì. Hai deciso di soffrire, essere flagellato e morire sulla croce per l'uomo piccolo e peccatore. Il frutto della tua morte è la risurrezione. La risurrezione che non è stata solo la tua salvezza, ma la salvezza di tutti noi. Perciò ti prego, Signore, aiutami a riconoscere nella tua croce le mie croci. Aiutami a riconoscere la mia sofferenza nella tua croce. Che la tua croce sia la forza della mia vita per portare bene e sopportare bene varie situazioni, rapporti difficili. Sve patnje sada želim predati tebi.
Desidera adesso offrire tutte le sofferenze e tutti i dolori a te, per mezzo della tua risurrezione. Risuscita tutto ciò che mi opprime nella mia vita. Signore Gesù, adesso ti prego per tutte quelle ferite nascoste nella nostra vita. È doloroso iniziare a guarire le ferite, ma soltanto così possono guarire in modo giusto. Sì, tu, Signore, quel tocco che guarisce. Sì, tu il medico della mia miseria, la tua onnipotenza possa guarire tutte le mie ferite, tutti i miei peccati. Adesso desidero offrire a te tutte le mie debolezze. Per mezzo del tuo amore, le mie debolezze non siano più il luogo del peccato, ma lo spazio dove tu puoi glorificarti. Tutti i miei dubbi, incertezze, paure, offro alle tue mani, affinché tu possa trasformare tutto nella forza che io troverò in te. Signore, ti prego, sii tu, Signore, appoggio e sicurezza nella mia vita. Quando tu sei presente, tutto il resto perde la forza. Perciò ti prego, Signore, liberami, guariscimi, affinché io possa servirti. Tutti voi presenti qui, le vostre famiglie e tutti coloro che sono nella vostra preghiera, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.